Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questo orsetto amigurumi. Non saltate l'intro perché vi do diverse informazioni che vi possono essere utili. Per prima cosa vi dico che dividerò questo video in tre parti. In due parti facciamo tutti i pezzi e vediamo come montarli. E nella terza parte vi mostro come ricamare il musetto. Mi avete chiesto tante volte un video per ricamare gli occhi, quindi vi faccio un video specifico e dettagliato su come fare il ricamo degli occhi e il resto dei ricami del musetto. Il cuore è il mini cuore amigurumi e trovate il link al tutorial nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, ma di cuori, come forse già sapete, ne ho fatti anche altri, ne trovate altri nel canale di altre grandezze. Per esempio questo è stato il progetto dell'anno scorso per San Valentino. Visto che San Valentino è alle porte, le due parti per fare i pezzi e per il montaggio ve le faccio uscire tutte e due questa settimana. Quindi anche la seconda parte sarà online questa settimana, vediamo se mercoledì o giovedì. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, vi consiglio di iscrivervi e di attivare le notifiche. In questo modo YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Per fare questo piccolo orsetto, io ho utilizzato il filato duetto che mi avete visto utilizzare tante volte, è un mistolana da lavorare con ferri e uncinetti da 4 mm e per l'amigurumi ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. Ma ovviamente per fare questi pupazzetti possiamo utilizzare tutti i filati che ci piacciono di più. Se il filato è più sottile l'orsetto sarà più piccolo, se il filato è più grosso l'orsetto sarà più grande. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono solo un po' di ovatta, un ago con la punta, un ago senza punta, una forbice e degli spilli. Di orsetti amigurumi ne trovate diversi nel canale, però vi devo dire che questo è quello che mi piace di più in assoluto. E lo possiamo utilizzare ovviamente per San Valentino, però anche come preziosa bomboniera o semplicemente per collezionarlo. Aspetto di sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere se vi piace lasciandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con la testa dell'orsetto e facciamo un anello magico. Se non sapete come fare l'anello magico, ho fatto un tutorial, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Nel giro 1 lavoriamo 8 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e alla fine tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 8 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1 2 Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 3 punti, un punto in ogni punto per 3 volte. E un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto.
e ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 5 termina con 36 punti, nel giro 6 e nel giro 7 lavoriamo questi 36 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 8 lavoriamo 10 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 10 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una diminuzione. E ripetiamo 9 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel giro 10 lavoriamo i 30 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel prossimo giro lavoriamo 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e una diminuzione. E ripetiamo 8 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 12 lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione. E ripetiamo 7 punti, una diminuzione per tutto il giro. Il giro 12 termina con 24 punti, nel giro 13 lavoriamo questi 24 punti punto su punto. Nel giro 14 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo bene con l'ovatta. Dopo aver riempito bene con l'ovatta, proseguiamo. Nel giro 15 lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E nel 16° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. 1, 2 e alla fine tagliamo il filo. Togliamo il marker e con un ago senza punta chiudiamo il forellino che è rimasto passando attraverso le mezze catenelle esterne dei 6 punti che ci rimangono. Da fuori verso il centro e alla fine tiriamo. E questo filo lo nascondiamo attraverso la testa. Per il muso facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Mettiamo il filo per la lavorazione a spirale e nel prossimo giro lavoriamo
un aumento doppio nel primo punto, cioè 3 punti bassi nel primo punto, 1, 2, 3, e 2 punti, 1, 2, e ripetiamo un aumento doppio, 2 punti, un'altra volta. Nel terzo giro lavoriamo un punto, un aumento doppio, quattro punti, uno, due, tre, quattro, un aumento doppio, i tre punti, uno, due, tre. E continuiamo a lavorare gli aumenti doppi nel punto centrale dell'aumento doppio sottostante. Quindi nel prossimo giro lavoriamo due punti, uno, due, un aumento doppio, uno, due, tre punti nello stesso punto, 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento doppio, 1, e concludiamo il giro con 4 punti. 1, 2, 3, 4. E nel quinto e ultimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3, un aumento doppio, otto punti, un aumento doppio, i 5 punti. Togliamo il marker e lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto per appiattire la lavorazione a spirale. E tagliamo il filo un po' lungo per poter poi cucire alla testa. Per il naso utilizziamo i primi due giri dello schema del muso. Fatti i due giri, lavoriamo un punto bassissimo nel punto successivo per appiattire la lavorazione a spirale e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Per fare le orecchie lavoriamo esattamente come abbiamo fatto per la testa, la tecnica è la stessa, quindi non vi faccio vedere la lavorazione, vi lascio qui di lato lo schema dei quattro giri. Voi potete mettere in pausa il video, ricopiare lo schema oppure fare uno screenshot. Lavorati i quattro giri, facciamo un punto bassissimo nel prossimo punto per appiattire la lavorazione a spirale e tagliamo il filo. Per la parte interna dell'orecchio invece facciamo un nodino iniziale con il colore che abbiamo scelto, per esempio con il rosa. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e lavorando nella prima catenella lavoriamo 2 punti alti non chiusi. Filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella, porto fuori il filo, filo e chiudo 2. E ripeto, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto e chiudo 2.
E adesso filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E cuciamo la parte colorata sull'orecchio. L'orecchio lo pieghiamo in due. E con un ago senza punta cuciamo questa goccia, diciamo. E qui sotto annodiamo. Alla fine diamo forma all'orecchio avvicinando i due lati e cucendoli insieme. E come questo orecchietto ne facciamo un altro identico. Per la coda facciamo un anello magico, nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi e nel giro 2 lavoriamo un aumento un punto e ripetiamo un aumento un punto per tutto il giro. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E chiudiamo come abbiamo fatto per la testa. Prendendo la mezza catenella esterna da fuori verso dentro di tutti i punti che ci rimangono. E alla fine tiriamo e nascondiamo il filo del cerchio magico all'interno. Tiriamo, passiamo tramite qualche altro punto e la coda è pronta.